Senatrice De Petris, in tema di transizione ecologica, un bilancio, quanto è stato fatto nella legislatura che si è conclusa e ci sono comunque prospettive, secondo lei, per la prossima, per migliorare? Un suo giudizio. Ma con la Next Generation EU abbiamo portato, diciamo, anzi Conte ha portato i fondi per poter costruire un piano nazionale di ripresa e resilienza ed è stato impostato, diciamo, con investimenti nella transizione. Certamente nell'ultimo anno e mezzo, insomma, questo percorso si è molto appannato a mio avviso e soprattutto poi si è con crisi energetica, più che una spinta per andare avanti senza indugio, anzi accelerando fortemente i tempi, diciamo, gli investimenti nelle rinnovabili, lo sblocco di tantissimi progetti, è come se ci fosse una nostalgia del passato, insomma, per cui di nuovo prigionieri del gas, anzi addirittura del gas quello liquefatto che importiamo dagli Stati Uniti, con tutti i costi che questo comporta e anche i costi ambientali che questo comporta. Pensiamo alla vicenda dei rigassificatori e anche all'impatto ambientale negli Stati Uniti e poi addirittura si riaffaccia al modello del nucleare, insomma, quindi tutte scelte sbagliate che non ci fanno invece puntare sull'unico vero obiettivo che noi dobbiamo avere chiaro e che è il fatto che l'Italia può arrivare tranquillamente, se si corre, se si fanno gli investimenti giusti, a 100% di rinnovabili. Quindi questo nella prossima, diciamo, nel prossimo Parlamento bisogna avere le persone giuste per portare avanti una transizione ecologica che non sia greenwashing, ma sia effettivamente un percorso vero e non di facciata. E certo il centrodestra non è assolutamente una garanzia per questo, anzi continua a proporre ricette sbagliate che possono fare molto male al Paese.